rilassati, diciamo. E abbiamo un po' sofferto per non far fare troppa strada alle mezze ali e obbligarli sempre a duelli esterni con tanto campo da coprire. Ci siamo messi a 5 e perciò dopo abbiamo portato. Una cosa, potevamo fare ancora qualche gol. A volte, quando ci cambiano le situazioni, dobbiamo essere un pochino più lucidi nel scegliere la soluzione migliore. Mister, buonasera. Buonasera. Innanzitutto complimenti. E poi volevo chiederle, questo Perugia gioca un calcio totale, si può dire, un calcio totale negli anni 70 era il calcio dell'Olanda. Oggi c'è forse una rivisitazione di questo calcio totale, cioè perché c'è una squadra che, come la sua, sa fare possesso palla, si sa difendere, sa ripartire in contropiede, sa far male con diverse soluzioni. Quindi davvero sembra una squadra che sa fare tutto, si adegua alla partita e non resta ancorata a una sola idea di gioco. Calcio totale, esagerato. No, facciamo le cose, quando facciamo le cose giuste, con personalità, vediamo difficoltà all'avversario. Credo che questa squadra possa crescere ancora, soprattutto sotto il punto di vista delle distanze. A volte siamo troppo lunghi, ci spacchiamo e magari in qualche partita, tipo a Cittadella, abbiamo pagato distanze per me non correttissime. Questa squadra può crescere. Nella fase difensiva intendo tutta la squadra come distanza e perciò per me questo è un buon segno perché ancora può crescere. Buonasera, mister. Buonasera. Cosa le fa piacere di più? Il fatto che Vido si sia sbloccato, i due gol di Kuan o gli 0 gol subiti? Quello che mi fa piacere è vedere la gente che lavora sempre anche se la tengo fuori, che lavora forte, che si fa mettere in campo, si fa mettere in campo, perché c'è gente che vuole giocare, perciò quando oggi è stato premiato perché vuole giocare, voleva giocare, nel senso che te lo fa vedere, durante l'allenamento spinge, anche se lo metti fuori per 10 partite, 8 partite, non so quanto l'ho tenuto fuori. Poi arriva la giornata che si è lavorato bene, ti godi una giornata come questa, come quella che oggi stasera va a casa quando. Perciò è questo, chi vuole giocare. Il messaggio è questo, chi vuole si impegna e il coraggio non ci manca. Buonasera, mister. Buonasera. Ha avuto questa sera, diciamo, delle risposte importanti da tutta la rosa, parlo nella fattispecie di Juan, di Falasco, sono stati ripescati, ha avuto risposte importanti, ma le chiedo anche e soprattutto dai giovani, quanto sono maturi da un punto di vista mentale, dell'attenzione, anche nelle cose fuori dal campo? E poi l'altra domanda è sulle condizioni di Melchiorre, come va a ginocchio, se sa qualcosa. Ma i giovani sono bravi i ragazzi, perché vengono al campo, si divertono, poi quello che fanno fuori sono affari loro, nel senso che possiamo controllare tutto. Però sono ragazzi seri, hanno una condizione fisica importante, mantenuta nel tempo. Adesso abbiamo quasi girato, abbiamo quasi finito il girone d'andata, perciò ancora tengono i Kirstey. Oggi Vladimir l'abbiamo tenuto un po' a riposo perché comunque ha pagato un pochino, ha sofferto un pochino, però ragazzi questi si impegnano, vanno e ci danno entusiasmo perché Gisley riparte, non lo so, 30 volte a partita con una forza impressionante, perciò i ragazzi sono bravi, lo dico sempre, no? Avete un centrocampo la domenica dei 99, Bordin, ma se sono bravi ne danno conto. E Melchiorri? Melchiorri è un ginocchio che già era sofferente, l'abbiamo gestito qualche settimana, oggi ha risentito una fitta, qualcosa che l'ha bloccato e domani faranno gli esami per vedere cosa ha.